Roma la porta, Stefano. Che facciamo? Che ci inventiamo? Lui adesso ci chiederà di Hillary. Che diciamo? Non lo so, che possiamo dire? Non possiamo inventarci mica che è un fantasma. Diciamo che Hillary è andata a casa con la mamma. E se poi Stefano va a casa della mamma? E non la trova? Stanno in giro. Anche se fosse, dobbiamo andare noi comunque a recuperare Hillary dentro quella casa abbandonata. No, io però ho paura. Allora restiamo insieme e andiamo, va bene? Insieme. A me che devo che... probabilmente la porta, ok? Quindi, pronte? Andiamo? Ma sei sicura se c'è qualcuno? Ma che c'è qualcuno? Non ti pare che c'è qualcuno? Aspetta. Guardate! Ragazzi, voi avete sentito qualcosa? Noi se... Ragazzi, via, via, ho visto qualcosa! Ragazzi, non credete quello che sto vedendo? Cosa hai visto? Un mostro che sta ballando proprio. Papà, ma che... Salve signore, io gli direi che è bravissimo a ballare, però si deve aprire la porta, grazie. Non sei un morto, praticamente sei un ballerino. Scusa, ma tu sei quello della casa abbandonata? No, ma ce l'hai con me? Sì. No, non sono io, l'ho visto passare, non sono io. Allora sentitemi, per me questa è una trappola, quindi facciamo così. Gli chiediamo di aprirci la porta e pure un pezzetto piccolo così, una di noi la apre la porta e noi scappiamo. Prego, ecco io. Ma ritrovate subito, vi aspetto, Tu se mi vuoi aprire. Che cosa? La porta. Quale porta? Hillary, sono tornato. Nicole, Roma, mi date Hillary, ragazzi, che è tardissimo. Anzi, scusate che ho fatto tardissimo, però sono sicuro che siete state bravissime. Quindi adesso però devo andare via. Dai Nicole, dammi Hillary che vado via, grazie. In realtà Hillary è andata via. Scusami, dove è andata Hillary? È andata a casa con la mamma. E perché non mi avete detto nulla? Ti ho detto di avvisarmi di qualsiasi cosa. Spero che non avete combinato un altro guaio, vero? Noi? Ma che no? Notizia importantissima! Ho rapito Hillary, ebbene sì. Quindi da oggi il loro canale, Stefano e Hillary, sarà chiuso. Nicole? Credo che qui qualcuno mi debba delle spiegazioni. Cioè, ma ti rendi conto? Cioè, hanno rapito Hillary e tu non mi dici nulla? E come potevo? Nicole, guarda. Qui tu... È colpa sua. No, io non c'entro niente, è colpa sua. No. Adesso, no, immediatamente... Tua. Non c'è niente da parlare. Zitta un attimo, fatemi parlare. Avete chiamato la polizia almeno? No. Perché no? Perché avevamo paura che tu ti arrabbiavi con noi e ci mettevi in punizione. Adesso mi fate capire che cosa è successo? Dove siete state? Allora, praticamente... A scuola abbiamo parlato che ci stava una... casa abbandonata, io ne ho parlato con loro. Una casa abbandonata? Sì. Cioè, io vicino. Non mi dite che siete uscite da casa, quindi? Sì. In un certo modo, però, cioè, siamo andati in un'altra casa, non siamo usciti proprio, capisci? Eravamo sicuri. Non c'è nulla da ridere, io credo. Quindi fatemi capire, adesso Hillary, dov'è? Chi, dove sta? Chi l'ha presa? Uno. Fatemi capire, dov'è Hillary? In quella casa. In quella casa di chi? Dove? Di un signore blu, cioè. Un signore blu? Ma avete per caso bevuto? Ma sei ubriaca? No. Come un signore blu? Ma non esistono signori blu. Cosa, era un puffo? Davvero? Senti, allora facciamo subito una cosa. Io credo non c'è tempo da perdere. Adesso mi portate immediatamente dove siete state e andate a recuperare Hillary. No, ti prego, no. Sì. No, adesso, no, e vi sbrigate anche. No. Vi avevo detto. Avevo paura, no. Perché allora non mi avete ascoltato? Adesso mi portate immediatamente dove sta Hillary. Subito. Io voglio sapere una cosa. Perché? Come sei arrivata qui? Ma ti rendi conto di dove stiamo? Dai! Ma dai, cosa? Ma io. Oh, anche io ho un po' paura adesso, ok? Ma perché siamo finiti qui dentro, si può sapere? Vuoi prendere Hillary? Sì, voglio prendere Hillary. Ma perché siamo. Perché siete venuti qua? Vi avevo detto di non muovermi da casa. Va bene, andiamo. Ok, adesso andiamo. Adesso questo mostro, cosa che faccio? Prendo, se mi dice, oh, mi voglio ir lì e mi dai in cambio un'altra bambina, ti lascio a te. No. Ok? Sì, ti lascio a te. Sì, Roma. Chi? No, Roma. Facciamo la volta. No. Buttiamo, giù. Se esci da te. Non c'è vero. Sì, esci da te. Cerchiamo tutti quanti di tornare a casa, ok? Con Ilari.
Apriamo questa porta adesso. Ma si sentono delle voci. Sì, è la voce di Hillary. Ok, proviamo ad aprire la porta, assolutamente. Ok, levati, ci penso io. Spostati, ma levati. Va bene, ci penso io, ok? Adesso, insieme a Roma, aiutami. Tu mettiti così. Così. Ho un'idea. Pronti? 3, 2, 1. Comunque era già aperta. Vabbè, fammi entrare. Possiamo venire un'altra volta? Che qui si fa buio. Ragazze, forse non avete capito che qui dentro forse c'è Hillary, ok? Ho capito, quindi... ma fa paura. Ma che me ne frega a me che fa paura, ma scusa. Ma è tutto buio. Ma no. Vabbè, era questa la volta che andiamo. Ecco, li rivedo. Vabbè, sveglio. No, no, questo dorme in piedi, via, via. Dorme in piedi? Allora, Hillary, ascoltami. Ascoltami, adesso... Tu, piano piano, esci da questa stanza. Vieni, che è successo? No, no, non è successo nulla. Io ho sbattuto, vedi? Ok, dai. Buonanotte. Mi metto a dormire. Ecco, come stai? Bene. Sei bene? Oh, mi sono mancata. Adesso, andiamo via da qua. Via, via, via. Hillary? 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 Dove sei? Non finirà qui, Hillary! Ti verrò a cercare e ti farò chiudere il canale finalmente! Il tuo canale sarà il mio! Come stai? Bene, ma quanto ci avete messo? Quanto ci ho messo? Se loro l'avessero detto prima, magari? È colpa sua! È colpa sua! Vabbè, da oggi in poi state in punizione. Comunque, se voi siete rimasti a casa, non è successo nulla. Comunque, amici... Ma, Hillary, posso dire una cosa? Che cosa voleva questo mostro? Volevo chiudere il nostro canale. Il mostro voleva chiudere il nostro canale? Ma come si chiamava? Non me l'ha detto. Telegamma si chiama. Ma che... va bene. Papà, per me tornerà. Dici che tornerà? Sì. Beh, spero di no. Anzi, questa volta se torna, speriamo che ti prenda a te. Tutto bene, comunque finisce bene. Iscrivetevi al canale. Lasciate un bel like e attivate la campanellina degli aggiornamenti. E attivate la campanellina per non perdervi tutti i nostri video. Quindi amici, ci vediamo domani in un'altra nuovissima avventura. E buonanotte, Nicole. E ci vediamo domani in un altro nuovissimo video. Ciao. Io direi che adesso è meglio che andiamo via.